Mario Mariani, allora, ci siamo sentiti un paio di giorni fa, qualcosa è successo in questi 2 giorni perché hai avuto, credo, un paio di incontri. Ce lo vuoi raccontare tu stesso? Sì, intanto buongiorno. Sì, ho avuto l'ultimo incontro ieri sera con, posso fare anche il nome perché la verità, con Berardo Adelmo. E lui parlava, diciamo, al nome di altri amici che non conosco i nomi, insomma, in poche parole. E niente, mi consigliava di iscrivere il Macchia in Serie D con una riserva di poter sistemare il tutto in 8 giorni, ma questo era dovuto al fatto per capire se il Campobasso si iscrive oppure no al campionato. Ho capito, va bene. Quest'ultima cosa, credo che abbia preso uno sviluppo negativo, anche perché, proprio l'altro ieri c'è stata anche una presa di posizione, direi anche di coscienza dell'associazione. Noi siamo il Campobasso che ha preso le distanze dalla società gestita da Perrucci, Minadeo e Aliberti. Però, insomma, questo ai fini del nostro discorso conta poco, perché Sì. evidentemente il tuo appello che hai fatto proprio qui a Telemolise, che tu eri pronto a dare il titolo in maniera gratuita, eventualmente a partecipare anche con una quota, alla fine, è stato raccolto almeno da Adelmo Berardo, che, come ricordiamo, è stato già presidente del Campobasso. Il vostro quindi è stato un incontro assolutamente cordiale. Cordiale, senza un grande promesse, con quello che ho detto, le parole esatte, e diciamo, io la vedo dura onestamente, perché anche quel fatto, stamattina mi sono riproposto per essere più tranquillo con la federazione, e quel discorso che in un primo momento ci avevano detto degli 8 giorni, non 8 giorni, sembra che non sia possibile, perché hanno creato un'iscrizione online. Che bisogna, diciamo, riempire il cosiddetto portafoglio e quantomeno versarci quei primi 40-50 mila euro, capito? Ho capito, quindi insomma, quindi bisognerebbe fare tutto proprio per questo. Esatto, Correggimi se sbaglio, però sì. bisognerebbe fare tutto, se ho capito bene, entro l'11, Dopodomani, dopodomani. 12, entro il 12, sì. No, entro il 12, adesso siamo oggi esattamente, ne abbiamo Oggi è? ancora 7, quindi Ah, teoricamente ci sarebbero 4 va bene, giorni, perché insomma. diciamo io mi confondevo lavorativamente parlando, Sì. perché sabato e domenica, diciamo martedì, mercoledì e 12, sì, entro Quindi entro mercoledì 12, ma martedì. martedì si dovrebbe stare o dentro o fuori, è inutile che ci prendiamo in giro, eccetera, capito? Ho capito, quindi tu hai fatto ulteriori informazioni questa mattina, quindi non è più possibile fare questa No. storia della preiscrizione. No. Difatti ho chiamato in federazione proprio per essere tranquillo e sicuro. Ho fatto pure sia con la federazione regionale che in quella nazionale per vedere, incrociando le cose, se erano uguali. E difatti è così. Dice, adesso è tutto online e se cosiddetto, quando vai a inserire i dati per iscrivere la squadra, bisogna riempire prima questo portafoglio, diciamo, come si dice tecnicamente, online, no? Non trovo le parole in Virtuale, questo no, è un momento. portafoglio, un Virtuale, portafoglio brava, virtuale. la parola giusta, virtuale, però bisogna metterci i soldi sopra, capito? Allora, se si vuole fare, invito pure gli amici che hanno volontà, massimo martedì bisogna farlo, se no è inutile che perdiamo tempo a parlare, vuol dire che bisogna, come si dice, alzare bandiera bianca e arrendersi. Va bene, tu è l'ultima cosa che vorresti fare, perché insomma, Esatto. quando abbiamo parlato l'altro ieri sei stato in proposito, credo, molto chiaro. Però, insomma, Sì, poi ho capito bene il senso del tuo discorso, bisogna anche prendere poi coscienza di quella che è la realtà dei fatti. purtroppo è così, a malincuore, anche se io sono 2 mesi che ci sto mettendo l'anima, a destra, a sinistra, incontro, non incontro, ma quando vai a stringere sembra che ti sfuggono dalle mani e onestamente, come sempre ho detto, da solo sarei un, non dico uno stupido, ma non è, non, diciamo sarei un pazzo, dai, non posso da solo affrontare una cosa del genere. Va bene, senti, un'ultima Ma cosa te. volevo chiederti, ma con Adelmo Berardo come siete rimasti alla fine?
No, siamo rimasti, siccome lui sosteneva che si aveva chiesto pure lui si poteva fare questa sospensione, diceva, beh, se si può fare così io la posso iscrivere insieme a Stasi, eccetera, parlai pure con Stasi ieri sera, dice, però quando vai a vedere i fatti non sono così, hai capito? Bisogna proprio completare la pratica entro il 12, se no stai fuori. E quindi che fate, vi risentite? Spero che cerco di richiamarlo, vedere che cosa ha fatto, che cosa non ha fatto, se ci sta sta disponibilità e se no, amen, come si suol dire, bisogna purtroppo a malincuore rinunciare.